somewhat looser feel to it. Yeah, it's got an almost improvisational tone. Ciao. Buondì, buondì, oh, buondì. Cazzo. Cosa? Azz, non hai cambiato qualcosa. No, amichettina mia. Ragazzi, vabbè. No, devi giusto cambiare. Così, devi sì, cambiare. Sì, lo so. Ciao Shadow, ciao Oz. Ciao amici, giusto ciao Lupi. Così. Perché si deve migliorare sempre. Certo. Comunque già c'è stata una sub, se non sbaglio, quindi... modifico tutto, state tranquilli. Non stiamo piano, nessuno impazzisca. Sì. Mi sì. Raccomando, scamo, è tutto a posto. Manteniamo la calma. Lo sai che in Inghilterra hanno provato a fare la tua idea e c'è stato un crollo finanziario. Hanno detto non facciamo più l'idea di lì. In Inghilterra hanno provato a fare l'idea mia. Sì. Che cosa hanno fatto? Diminuire tasse. E stava quanto è successo? Questa settimana. Crollo finanziario, tanto che la tizia ha detto non lo famo più. Però intanto cioè dire che la mia idea e il Partito Laburista ha guadagnato tipo 20-30 punti percentuali su quello conservatore dopo questa cosa. Ma scusa, ma in realtà non No, beh, perché no. Cioè, il popolo dovrebbe... Beh, no, perché il popolo già ce l'ha le tasse... Se diminuiscono le tasse? No, cioè, di solito quando tu fai la flat tax, quello che ci guadagna è quello che va che paga tanto di tasse, non quello che paga poco. Cioè, già adesso ci sono degli incentivi per la gente che guadagna poco. Cioè, non è che io pago il 40% di tasse. Mi sono arrivato ad aspettare un secondino. Siete scemi. 5 cazzate fatte da Livio. Mi sa che l'hai fatta te la cazzata, perché adesso non stai nel sub goal. Sì, l'ha fatta lui la cazzata proprio. Ecco qua. Proprio vedi, lui. Bastava che aspettai 2 secondi sì, e stavate già 1 su 700. Proprio vedi? Lui l'ha fatta la cazzata. Invece la cazzata l'hai fatta tu. Sì. Hai visto. Ecco.
2. Ale. Voi vi volete mettere contro di me. È una vergogna. Voi vi volete mettere contro di me. Ma invece non siete nessuno. Sì, porco lì. Vabbè, comunque, in realtà non è una cosa di flat tax. È che in Inghilterra hanno provato a far passare la legge. Cosa? Ah, no, ok, Matteo. Vabbè, bravo, Matteo. Okay. Bravo. Hanno provato a far passare questo. Cioè, hanno annunciato che avrebbero fatto questa legge per diminuire la tassazione ai più abbienti, insomma, ricchi. Ah, ma non l'hanno fatta? No, l'avevano annunciata. Annunciata. No, la dovevano fare. Ma non è entrata in vigore, però. Non è entrata in vigore perché... Vabbè, giustamente, una settimana che entra in vigore. Esatto, perché c'è stato un crollo dei mercati finanziari in Gran Bretagna e si sono presi gli insulti di tutti quanti. E Leeds, non mi ricordo come si chiama adesso. Fai veramente pena. Tra l'altro, capitano, reddito abbiamo fatto venerdì. Boh, ok, cioè, non lo so. Aspetti un attimo, non è che ogni volta, certo. Ogni giorno sto sempre lì aspettando. Grazie, Cinema. Dalla Cinema. Sì, questo sarà un altro problema di Livio. Adesso continuerà a procrastinare. Quante sono in tutto? Per ora 4. No, in tutto 12. Ah, vabbè, ok. Sì, c'è tempo. Questo è proprio il Livio. Questo è il Livio, raga. Sì, c'è tempo. Poi arriviamo alla settimana in cui bisogna fare live su Android. Raga, però 12. Il reddito è migliorato molto. Sono contento. Non faremo mai due giorni di fila Reddit, ragazzi. Non succederà questa cosa, ok? Allora, comunque. Giovedì, Casti. Siamo giovedì qua. Giovedì sera. Siamo qua, Maggi. Come siamo va? Siamo ancora tutto qua. Bene? No. Perché? Che hai fatto? Una vita difficile. Una vita d'estenti. Va bene, siamo molto contenti. Allora... Io direi, ci abbiamo un paio di linkini. Vai. E poi torna Anime Night Gaming. Comincia con l'altro. Anime Night Sì, tranquillo, non succede niente. Poi che cambia se partiamo con l'uno o con l'altro, madonna. C'è una consecutio temporum nella mente di Maggio. Esattamente, tutto ha tutta una logica, tutto segue degli Tu non la capisci perché capisci in cazzo. Voi e i vostri linkini. Allora, linkino numero uno. Allora, vai. Lo scrive il nostro caro Luca Carbonaro. Grande Luca Carbonaro. Che sembra Saviano. Perfetto. Saviano. L'hai visto del pianeta delle scimmie? Il primo, sì, quello vecchio. Sì. Me quello vecchio è meglio di quello nuovo. Penso che quello degli anni 70, 80. Sì, penso che tutta la critica pensi la stessa cosa che hai detto. Ma anche, perché comunque non so se stesso film, perché è tipo il prequel, quello nuovo. No. Sì. Grazie. Bella Fulsh. Iniziamo il mese alla carica. Brava. Alla carica. No, quello nuovo è un reboot. No, è un prequel palesemente. No, la storyline è uguale. Ma no, non è vero. Il reboot del primo è quello con Mark Wahlberg. Ragazzi, c'è un problema qui. Quello . Dove si vede la scimmia che piano piano comincia a prendere coscienza, eccetera, eccetera. No. Come quello no? È con James Franco, Cesare. Allora non l'ho visto. Allora ce ne sono due. Il primo è Planes of the Apes, il primo è tipo del 2002. Io quello ho visto di nuovo. Se è quello del 2002 è quello con Mark Wahlberg. Vale. Mi ricordo l'anno, ho visto un film. E cazzo ne so che spoiler, anno. Spoiler, finisce come finisce questo. Cioè che lui si rende conto che in realtà non ha viaggiato in una linea temporale differente, ma nel futuro. Dove in realtà le scimmie... No, allora io non ho visto il reboot nuovo. Infatti. Okay, va bene, dai. Allora. Quello che dici tu, cioè sì, quello è il sequel. Quello è il prequel. È prima quello. È quando le scimmie cominciano a fare... Cioè, quando inizia, diciamo, la guerra. Mo cerco, comunque no. Ma come no? Te sto a dire prima del 2000 e... Vabbè, ma chi se... Ma possiamo litigare per ogni cosa? Ma chi allora, se quello che allora, quello che dico io è del 2001. Poi ne hanno fatto uno nel 2014 e uno nel 2017. Bene, siamo molto... Non lo so. No, te li sto a guardare io, no, ecco. Le date. Questo è il primo, quello che ti dico io, quello con Mark Wahlberg. Tu come sai che hai visto questo nel 2014? Però questo è il secondo. Evolution. E quello lì è un prequel.
No, sì, può essere, però è il secondo. No, sì. Vabbè. Mi ricordo. Cioè... Il pianeta delle scimmie, titolo ufficiale, no. Prima immagine del nuovo film. Inizierà il mese prossimo la produzione di Kingdom of the Planet of the Apes, nuovo capitolo del celebre franchise del pianeta delle scimmie, che riprenderà molti anni dopo la conclusione del film del 2017, The War, il pianeta delle scimmie. La sceneggiatura è di Josh Friedman, La guerra dei mondi, Rick Jaffa e Amanda Silver, L'alba del pianeta delle scimmie, e Patrick Hayson Prey. A dirigere il film ci penserà Will Ball, regista della trilogia di Maze Runner. Ok, un'immagine veramente bellissima. Che tra l'altro io Scarfi Maze Runner non l'ho visto. Io sì. Perché il secondo mi ha fatto cagare. Prima era figo. Vabbè. No, non ci abbiamo mai giocato. Chi... È completamente differente. Cioè, almeno io no. Cioè, poi ti fa capire in realtà dove quando appara The Maze Runner. Va bene, grazie Luca Carbonaro per questa cosa. Bellissima l'immagine, bella sgranata, piccola, inutile. Vai avanti, video Bleach. Thousand Year Blood War, nuovo trailer della serie incentrato sugli Stern Ritter. Ciao Distractor. Aniplex ha pubblicato un nuovo breve trailer. Vabbè, vediamoci direttamente il trailer. Cioè, veramente devo perdere tempo per voi. Cioè, tra l'altro, oggi manco li apre da YouTube. Che fastidio sta cosa, guarda. Terzo e peggio. Ragazzi, lui è veramente identico. Bella Gla. Top 5 di Bella Gla. Top 5 di Gla. Mi parla di per giovedì. Lui è proprio. Volete il mio tesoro? Cercatelo. その子に敵に背を見せるの。貴様らクソ獅子。お前の心の芯はすでに僕への恐怖に取り憑かれている。辛いものだな。争いというものは。 Bene, e il video di YouTube l'abbiamo demonizzato questo. Siamo contenti così. Bravi tutti, grazie. Comunque Fra Frog, le live di notte le facciamo, solo non le facciamo solo più di notte, quello è vero. Ci siamo espansi anche al pomeriggio, ma di notte insomma no, anzi. Ai noi sì, litigammo fino a quando la vicina comincia a volerci cacciare. Esatto, infatti queste live, tipo la live di oggi, è giusto che sia a questo orario qua. Perché io penso, io ho scaricato questo gioco, ok? Che culo. E ragazzi, questo gioco è devastante. Questo gioco metterà alla prova la tempra di Maggi e forse anche di Francesco, non lo so. La mia sicuro, la mia già dato. Allora, oggi intanto voglio sapere se c'è qualche mod in chat. Grazie Lordo. Allora, 5 power up senza senso, peggiori. Solo 5. Mamma mia. Poi stavo recuperando la saga dei full brint, full power. Carmelo, se devi retconna bene. Ho fatto una cagata allucinante quest'ultima saga, poi ne parliamo giovedì. Va bene. Allora. Allora, vogliamo fare una bet su chi arriva più lontano? Allora, io devo dire una cosa però. Io oggi in live con Tago non ci ho giocato tanto, ma un pochino ci ho giocato. Ok, barone. Non è che sono andato chissà dove, barone. Però un minimo di basi le ho imparate. Poi non è che c'è tanto da imparare. Quindi ditemi voi. Però secondo me vi riprendete subito. Non è vabbè, parti avvantaggiato. La chat lo considererà nelle bet. Sì, Tago invece, ho passato più di metà live a vedere Tago. Tago invece è arrivato molto più in alto. Cioè Tago ci ha ingranato. All'inizio era scarso, poi dopo un po' è ingranato. E vabbè ragazzi, ci ho buttato 7 euro, ci voglio guadagnare pure nel mio canale principale, va bene? 7 euro? No, il mio canale principale è questo, però ormai. Sul mio secondo canale, ok? Ma che gioco sarebbe? Vedi Vale, ho messo tutto live perché ho detto Maggi oggi giocherà questo gioco. Oddio. Tra l'altro qualcuno mi aveva pure detto, lo devi far troppo provare a Maggi questo gioco, lo devi troppo provare a Maggi. E ho detto, ah sì,
Non c'è problema. Già fatto. Quando esce la quarta puntata di GDR nel mondo di One Piece su YouTube? Allora, domani. Domani esce la puntata. Regà, il problema è che state tentando in tutti i modi di mettere i bastoni tra le ruote al canale YouTube con tutti sti linkini. È un disastro. Ah no, questa qua bisogna vederla, perché è quella che... Sì, è quella, quella che la facciamo oggi, dai. Sì, guarda, la mia dove è? Esatto. Sarà un problema. Ecco, poi vabbè, dai, iniziamo. Iniziamo. Voglio giocare. Vuoi iniziare tu? Vuoi iniziare Maggi? No. O vuoi? Ma no, anzi, iniziate voi così. Sì, inizia Maggi. Sì, meglio. Allora, ragazzuoli, così non c'è un termine di paragone. Dicite se fare le bet, come vuoi fare. Fare bet. Eh sì, ma come? Quali sono le modalità? Chi è che vince? Come funziona? Chi, non so bene come funziona. Chi arriva più in alto, com'è? Sì, possiamo fare chi arriva più in alto, però serve un tempo ciascuno, però. Cioè, ah, certo. Come facciamo a capire? Giochiamo, che ne so, giochiamo tipo... 10 minuti ciascuno e ci cambiamo. 15 minuti ciascuno e ci cambiamo. 15 minuti ciascuno. Allora, se vogliamo fare le cose fatte bene, toccherebbe fare tipo mezz'ora ciascuno o 20 minuti ciascuno e poi top 5. Cioè, che ognuno fa la sua parte tutto di fila. 20 minuti ciascuno, vai. Tutto di fila, perché così c'è il tempo di sclerare. Va bene, 20 minuti ciascuno. Ok, sì, se volete vi do 5 minuti in più a voi. Dato che io ci ho già giocato, voglio fare mezz'ora, 20 minuti? No, così, secondo me andiamo lunghi. Facciamo 20-20-15. 20-20-15, così poco vuoi giocare? Ho capito, arriviamo alle 4 e mezza e poi facciamo alle 5 e mezza e facciamo la top. Ok. Va bene, chi è che mi ha regalato la sub a sto canale? Boh, qualcuno. Se no, 25-25-20? Fa così. Dai, 20-25-20, dai. 25-25-20, e chi è che tiene il timer? Vabbè, lo tengo io, maestro, 16-25. Vabbè, appena inizio. Va bene, allora, Maggi, tu sei il prescelto. Devi andare di qua. E si intelevi? Lei è dal cazzo. Allora, io so soltanto che devi scalare. Sei un power scaler. Yeah. È il gioco di power scaler questo. Porta l'acqua, vedi, guarda come si prepara oggi. Telefono. Ma non lo voglio. Telefono. La categoria. Non l'hai messo. È un moderatore eroico che cambia la categoria. Allora. Il gioco è Getting Over It. Ma non abbiamo fatto la bet, mi sa, però. Ah, sto aspettando il bet. Getting Over It. Grazie, Ari. Questo è quello che ti meriti. Che devo fare? Devo premere continuo, aspetto. Aspetta. Devi fare new game. No, aspetto le bet. Vabbè, cioè, vabbè, secondo me puoi pure partire da dove stai 20 minuti. Allora, quindi a 25 minuti. A 51. Sì, 25 e 51, perfetto. Vabbè, i pulsanti quali sono? Infatti sì. No, è solo mouse. Solo mouse. Devo un po' capire un attimo. Cioè, funziona così, ti muovi? Esatto. Solo quello. Devi andare a destra, cioè sì, devi scalare. E ti sposti dando le martellate. Esatto. Questo è, non c'è niente di più. Ma come niente dai, ma di meno. Vedi. Ah, ok, quindi devi tenere premuto. No, non devi cliccare. Non serve cliccare. Non sto capendo. Non devi cliccare, devi solo andare avanti. Vai, Maggi, vai, scala, Maggi. Esatto, bravo. Vedi. Piano. Questa è tecnica incredibile. Si regge. Ora devi andare con la punta del martello. Esatto, sì, bra. Oh, vai, dai. Aspetta, fammi capire. Vai, Maggi. Non devi premere nulla, quindi. No, non devi premere niente. C'è qualche buon samaritano per le bet?
Ma le sto provando a fare, ma mi raccomando, non riconosciuto. Non lo so. Senti, con la musichetta. Bello, concettuale. Devi superare. Infatti, immagini, bravo, così. Oh, vedi? Così. Sfonda starbero del merda, Maggi. No! Hai capito, si era bloccato. Che cosa si era? Chi si era bloccato? Tu te li bloccato. Maggi si era bloccato. E guarda, questo gioco, cioè, non lagga. Cioè... No, è la meccanica che non mi è chiara. Perché vedi qua. E tu vai qua, non sale. No, allora, scusa. Metti il martello dalla tua parte. Ora, mettitelo sotto i piedi. No. No, levalo. Ok, mettitelo sotto i piedi. Esatto, e ora spingiti verso l'alto. Anche dandoti il saltino, capito? No. Vai, Maggi. Da sotto. Esatto, così, però dalla parte della. Ma come si fa a saltare? Salta in automatico, non c'è, io non gli do l'impostazione. No, tu in base a come muovi il mouse si muove. Sì, devi generare un salto, Maggi. Forse era meglio se iniziavo io, però vabbè. No, ma non è quello. No, così almeno capivi com'è. No, ci sono. Bettate. Oh, quasi. Maggi, io sto albero l'ho fatto tipo in un minuto senza averci mai giocato. Ho capito, non è che devi relaxare. Certo, guarda, sei incastrato, guarda. Adesso non puoi muovere. Non posso scendere e salire. Come hai fatto? Quindi non va più indietro. Ma come hai fatto? Bravo, Maggi. Fai una spintarella, Maggi. E tira fuori sto barile. Guardalo con l'arma, fiero. Ciao Mattia. Quella era buona però. Secondo me le bette così, su Maggi sono drasticamente calate. Sì, inizio. Ma non pensate che io sono meglio, eh. Cioè, secondo me è easy bet su Livio. Ma guarda che una volta che hai capito è quello, non è che migliori. Oh! Che parto! È il primo albero. E l'albero è stato umiliato proprio da Maggi. Vai, proprio a ondone, vai. Oh, non può. A ondone, vai veloce. Ma no, devi capire la fisica. Esatto, è vero, però devi capire la fisica del gioco, ha ragione Maggi. Poi il problema è che... Lo so, quello è. Devi fare. Il mouse, lo spazio del mouse è quello che è. Oh, bravo Maggi. Maggi è uno studioso. Oh, e abbia... Ok. Da qua inizia il vero gioco. Quello era il tutorial. Ok, vai. Vabbè, il tutorial fatto in 5 minuti. Sì, dai, ci può stare. Ce n'è altri 20, Maggi. E infatti è giusto, perché 5 minuti per il tutorial. Hai imparato. No, così, voglio che ti firmi. Questo a ondone, vai, a ondone, tutto dritto. Guarda, come Ravana, guardalo come Ravana. Non ci pensava, vai dritto, non ci pensava, vai dritto. Vai dritto, no, non ci pensava. Oh, ognuno c'ha la sua tecnica, non è che devi, cioè, Maggi c'ha la sua, tu c'è la tua. Ma non ci arrivi così, devi andare a ondone. Ma cosa non ci arrivi così? Ma che ne sai? Sicuro non è andata a ondone quelli forti. Oh, bravo, vedi? Vai a ondone. Ho visto, è andata bene. Perché non lo tiene? Che vuol dire non lo tiene? Oh, vai. Vedi lì, io faccio per cliccare e non ci arriva. Non devi cliccare, infatti. No, faccio per cliccare, faccio per premere, qui non ci va. Io voglio... Il problema sai qual è? Che Maggi probabilmente non rosicherà, perché non riuscirà ad arrivare a un punto alto e poi cadere di sotto. Cioè, questa è la cosa che... Maggi è bettato all'1% attualmente. Però se vince Maggi, regà, fa dei soldi. Se veri. Vince, se c'ha una botta di culo tipo in 5 minuti fa ta ta ta, è finita. Finita.
si è pulito le mani. Esatto, esatto. Tra poco si leva pure i pesi, eh. Vabbè, io non credo in me, però sono contento che tu creda in me. No, ma io ho troppo peso sulle spalle. Bettate anche voi sugli altri, perché non credete io sia così bravo, cioè. Vabbè, ci hai già giocato. Tago, vai! Tago, no! È bravo. Cioè, Tago ha imparato subito. Sì, bravo Maggi, bravo Maggi. Sì, Maggi, no! No! Che tristezza sto gameplay. Che devo fare? È veramente di una tristezza. Vedi, Valentina ci avrà pure giocato, ma con risultati veramente me. Ma chi io? No, io. Secondo me voi confondete il fatto che io o giochi a giochi strategici col fatto che io sappia giocare ai videogiochi. Però la fisica, le cose, no? Dovresti essere bravo, no? Sì, ma col mouse non sono bravo. Vabbè, qua è tutta fisica. No, qua è mouse. Vedo Maggi che... vai Maggi! Si vola Maggi! Occhio, Attento che te fa un culà, eh. Mo c'è la casina che è difficile, eh. Madonna, ma che c'hai? E quando ci ritorna qua sopra? Ma casino è difficile, Maggi. Si mandi al e pam! Vinto. Oh, bravo, bravo. E bravo, Maggi. Mo te voglio vedere. Occhio. No. È scivolosa la casina. Vedi, perché lui fa tipo la formichina, forse. Chi va piano va sano e va lontano. Maggi, non so se è una buona idea, Maggi. In alcuni casi ondeggia, in alcuni casi si stacca. Ma perché è la casetta che secondo me scivola. Andone, Maggi, andone. Ti devi dare lo slancio per superare la casa. No! Tanta fatica per niente, Maggi. Vedi, perché io penso invece qualcosa che non... Vai, Andone, ora di nuovo tu. Ho capito. No, tra poco, se tu vuoi, io gli do un calcio quando... Andone. Poi dice Seven Deadly Sins che dice sempre le stesse cose. Andone, no, Seven Deadly Sins si frizza. Tu pure. Andone. Io la smetto, è come quando c'è la storia del professore che racconta sempre la stessa cosa. E dicono, professore, ma perché racconti sempre la stessa cosa? Perché finché non applicherete quello che vi dico, io ve la ripeterò per sempre. Vedi, è così. Non mi sembra un buon metodo di insegnamento, Perché forse se non la applicano è perché tu non gliela stai spiegando bene. Oppure è difficile da applicare. Mm. È uguale. Maggi, vedo che ti... Cosa che c'è che non va? Lo spazio limitato. No, Casti, nel punto più alto in cui è arrivato durante i suoi 25 minuti. Non è dove sta quando finisce la live. No, vabbè, no. No, è... Se no a un certo punto ti fermi. Esatto. Vedi, aiuto. Esatto, ho capito. Esatto. Ondone, Maggi, ondone. Bravo! Ondone, vai! Sì, così. Ti devi dare lo slancio, vai, oh. Eccolo! Oh, e qui... Il problema dell'ondone, poi te ne accorgerai, è questo spazio qui limitato che non riesci a fare. Guarda com'è. Usa la sua arma. Lascia, adesso se lo infila in gola. Guarda. Kratos si uccide. No! Qua non è colpa mia, cioè. No, è stato lui. Di chi è? È lui col barile. Sì, Maggi, sì. Vai. Mamma mia, Maggi, sto soffrendo. Guarda. Vedo che provi a fare qualcosa, ma...
Con quale precisione? Sì, millimetrico. Ok, siamo così. Sul rametto. E mo? Qua non va bene. Pure secondo me non va bene. Qua devi essere un po' più largo. No! Capito, non ce va, che ti devo fare? Non ce va. La gente c'è riuscita a superare la casina, Maggi. Chissà dopo quante ore. Di chi è la colpa? Tago l'aveva già superata la casina. Tago è un giocatore professionista. Tago non è un giocatore professionista di Getting Over It. Ti serve questa cosa. Lascia desiderare, sono d'accordo. Critica la meccanica. Sì, la meccanica fa un po' schifo, però credo che sia fatta apposta. Ti immagini? Vedi, ti hai ridato lo slancio là, un'ondona, ed eri salito su. Allora, ho capito quello che vuoi dire. C'è un problema del fatto che non riesco a fare. Grazie, Debiru. Guarda, il conto delle sub. Poi questi usateli per il Mailox Plus a fine live. Non ce va, che te devo dire? Mi dà la botta e torna indietro. Maggi, solo con lo slancio si può fare questo pezzo. Scrivi già. Vedi? Sì, no! Stai iniziando a capire, ondone. Vedi? Vai. Non è capito. Non si può. Ci ho giocato, lo so, Maggi. No, non per cazzo. Ci ho giocato e l'ho superata la casina. Dai, si può fare. Non ce l'ho. Magiculone. Madonna, sto perdendo QI, ti giuro. Ah, è questo il problema, qua non ci va. Sì, però se ti dicono che ti serve lo slancio, tu ogni volta ci vai piano, e poi ogni volta, cioè, non so se era proprio Einstein, cioè la follia è aspettarsi risultati diversi ripetendo la stessa cosa. Qualcosa del genere. Vai, vai, doppio ondona adesso. Doppio ondona, pum pum. Ma l'ondona la devo calibrare su qualcosa. Ma che devi calibrare? Vai a caso, vai dritto. Vai a caso? Guarda, pure il commentatore ti sta prendendo per il culo, ma dai. Ma qui non c'è un problema. Niente, va bene, Maggi. Basta. Ho finito il tutorial Livio Marcone, è finito qui. Lui si appella alle divinità. Vi prego, dei di Getting Over It, distruggete questa casetta. Tu dicevi che non si arrabbiava. No, ma io non mi arrabbio. Alessio scrive: la follia sta nel fare sempre la stessa cosa aspettandosi sì, risultati diversi. Livio sta in un mondo tutto suo, lasciatelo perdere. No, è una critica a lui. Livio, l'ho detto io 10 minuti fa. Ma come 10 minuti fa? L'ha postato adesso. Lui. E scendi. Vabbè, raga, spiegateglielo voi. Non lo so, raga. Non te stavo ascoltando. Esatto. Ma perché non scende dritto? La casina è il tuo limite, Maggi. Gli esseri umani normali non possono superarlo. L'ha detto Melia prima, non l'ho sentito. Ci credo, non è che non ci credo. Meno male. Vabbè, devi partire già dal basso, subito a ondone, vai. Ma sarebbe detto chi è lo stronzetto di Cesari? Vai, subito a ondone, vai. Sì. Finito a ondone. No, non è... Io ho capito quello che vuoi dire, non riesco a farle per via dei cavi. No, cioè, non è vero, si può fare, si può fare. No, è questo, questi sono il problema. Non c'ho spazio. Si può fare. Scusa, ma se invece porti i cavi di là e metti il mouse di qua? Cioè, No, i cavi, no, attenti. No, non si possono spostare, sono tutti tirati. Oh, ma e sono tirati perché stanno da quella parte. Ma saranno meno tirati se tu... No, perché questo sta di qua. Sì, ma stanno andando di là quei cavi. Vabbè. Tanto vedi. Vabbè. Ti sembra meglio così, Maggi? Oh! No, era bello. Quanto manca?
9 minuti. Maggi, più di metà del tuo tempo e sei arrivato alla casina. Ma non, prima della casina. Vabbè, però ha già superato l'albero. Ah, sì, sì, per carità. E il sercio. C'è Putin in una pentola, sì. Sì. Questo è l'incipit del gioco. Sì. Wow, questo era un bello slancio, però. Se tu lo fai dopo, forse ce la fai. Sì, Maggi. Vai, lanciati. Vai, lanciati. No. No, non così. Vai, lanciati, Maggi. Maggi, devi... Lo scopo del gioco è andare su, non giù. Vai! Eccolo! No! Maggi, vabbè, lo scopo è andare su, non giù. Maggi! Maggi... Lo scopo non è scavare nella montagna. Ma no, io ho capito. So che il martello è fuorviante, ma non devi scavare. No, ma io montagna, ho capito una cosa. Lubix, benvenuto a Getting Over. Qua, io qua sbaglio perché invece di fare questo, qua faccio. Porco Livio! Ma non perde tempo a spiegargli. Non è quello, cose. È il problema perché non riesco a slanciare per i cavi. Non riesco a usare tutto lo spazio della pedana. Poi te ne accorgerai che non riesci a usare lo spazio della Grazie, pedana. Grazie, Maggi, me ne accorgerò. E va bene. Sì, sì, Maggi in realtà vuole fare, vuole mettere, vuole fare famiglia qui sotto. Vai, lanciati Maggi, fortissimo. Vabbè. L'uomo non è fatto per determinate altitudini. Sì, sì. Grazie, membro della community. Vedi, sempre qua. Guarda come rotea Maggi. No, ma sto capendo dov'è l'errore che faccio. Vedi, io sbaglio qua. Devi partire più largo. No, non è quello. È il giro. Non do mai un giro completo. Maggi, io ho imparato solo una cosa finora. Quando arrivi qua fermo, hai perso. Sì. Maggi non l'ha ancora capita questa cosa. Vai, lancio di Maggi. Vai, datti lo slancio. Sì, così. No. Era un po' di merda questo slancio, eh. Vabbè. Ci lavoriamo. Maggi, questa sarà la fine tua dentro. Oh! Sì! Oh, ha superato la casina. Maggi, non cadere. L'ha capito. Maggi, non cadere, che non puoi replicarla questa cosa. Sì. Siamo seri. Io e te lo sappiamo. Mo c'è grande tubo. Grande tubo. Mo c'è grande tubo. Dai. Piano piano. Stiamo salendo, dai. Anche se sei da solo, Maggio. Chi ha parlato? Lei vede cose che non esistono. Vai, slancino. Allora lui sta cercando di fare una cosa molto più precisa. Esatto, slancino, vai. Ora, mouse verso l'alto. Aspetta, è un momento importante. No, non mi piace, Maggio. Dai. Ma se invece di... No, ecco, questa è la cosa sbagliata che devi fare. No! Che culo, Maggi, che culo. Ma che sei matto? Vedi, qua se facevi l'onda eri salito. Ingovernabile. Tubo di merda. Ecco, vai, ora mouse verso l'alto, un po' più a destra, un po' più a, fai destra. Fai tipo Crash no, Bash con, no, Maggi, cosa con i Pogobar. Come prima. No, piano, ma Maggi. Non è che lo decido io piano. Piano. Sì, Maggi, sei tu che lo decidi, ti svelo questa cosa. Scendi, piano, scendi, e ora no, destra. No, guarda, è una questione di sensibilità del personaggio, okay. Grazie a quanto mormo. Adesso... Lancio verso sopra, vai. No. Sì, qua dovrebbe. Questo è un buon luogo bello per fare casa. No. Maggi, stai facendo il contrario di quello che devi fare. No, ma qui c'è lo spuntone che... Ma gliel'ho detto che può saltare con il martello, ma non lo vuole fare. Cioè, si prepara. Tu, ma... se tu lo butti quando verso ti prepara... sotto, esatto, se tu dai la spinta verso sotto, ti dai lo slancio in su. No, non adesso, no. Non lo fare adesso. No. Si qua del zaccagni così a posto. Ok. Mo prova a farlo. Ok, ecco. Ora bella Tabius. Secondo è più importante, bravo. Buon pomeriggio a tutti.
salto di precisione. Però ti devi mettere. Grazie Livio. Prego. Ci stai te che me lo dici. Ora mi metto al posto giù. Mouse, vai, tutto verso. Mouse verso l'alto, vai, sparati, sparati verso l'alto, vai. E niente, cosa stai aspettando? Non hai capito, appena lo muovo, a parte che vedi se io non mi muovo verso l'alto. Non stai capendo, se io oltre a magia ai 4 minuti, oltre a mettermi in posizione, devo contrastare il fatto che lui ha una direzione sua propria. Getting over it. Magi! Oh, vedi? Vedi, bravo, bravo. Incredibile. Oh, vedi, ti fai le congratulazioni anche il tizio del gioco. Questo è tostissimo. No, ma questo non lo farò mai. Come cazzo fai? Perché ti devi dare slancio. Ah, no, devi... forse puoi, puoi provare a fare salto e poi zaccagnata. Esatto, vai, salto per zaccagnata, Maggi. Vai. È il tuo momento. Salta. No, 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 troppo obbligo. No, 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 e no. Va da solo. Non va bene, va bene, va bene, va bene. Vai, ora, vai. Salto. Salta e zaccagnata. Salto adesso, vai. No. Ma quanto aspetti? No. Olivio, devi essere preciso. No, 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 così... Vabbè, bella precisione. No, ma va bene anche da qua, secondo me. Va bene se ti ci metti sotto. Non è... Vai, no, sparati qui, verso l'alto. Salto pizzaccagnata. Sparati verso l'alto. No, devi stare buono. Ma che cos'è questa merda, Maggi? Era un colpo di Kung Fu. Ma questo. Che cos'era? Non è saltato. Non è saltato, non l'hai fatto saltare. Serve un briefing col martello. Vai, sì. Salta verso l'alto, vai. Ora, boom, e ti aggrappi. Hai fatto bene, dovevi poi fare... Maggi. No. Però era buona, L'idea c'era. L'idea c'era, realizzazione un po' meno. Serve un briefing. No, non è che serve un briefing, serve... Perché mo sei incastrato? Prego. Penso che sto soffrendo più io che lui. E adesso? Buono. Vedi che si sposta. Si sposta perché lo sposti te. Sì, si sposta da solo. È troppo in là. Cioè non è che io gli dico di saltare in là, No, no, però dico, secondo me come te metti. Quello. E tu non è che stai fermo, perché se tu provi a stare fermo, lui comunque si muove. Sì, è bravo, verso, ma non si salta, applica. Vai, così, così. Verso il tubo, verso no, il tubo. No, dopo un po' si affloscia. Guarda con le manine. Madonna, Maggi! Madonna! Comunque questo tizio c'ha dei muscoli incredibili, Maggi. Sì, sì, sì. Ma questo tizio non gli devi cagar cazzo. Questo dovrebbe fare il powerlifter. Tutte gambe. Tranne la panca, via. Vabbè, lui di gambe non è messo bene. Lui è tipo uomo scrigno. Esatto. Uomo scrigno con martello. E capirei se gli aumenti la sensibilità, questo impazzisce. Ma è troppo sensibile. Esatto, già è troppo sensibile. Maggi, è la tua ultima chance. Il tempo sta finendo. Ah. È finita, Maggi. No, vai, 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 fino a che non scatta il 52. Vabbè, ma... Dai, fallo. Dai, provaci, disperato. Cioè, provaci, sì, infatti. Poi se caschi è finita, dai. Ma che provaci, ma che sei matto? Questo è come la gente che fa i passaggi a centrocampo quando manca un minuto alla fine della partita, no? Esatto, esatto. E dicevo, dai, buttala avanti, buttala avanti. No, ma che sei matto? Ma questo così lo devi fare. Sì, sì. Madonna. No, ma sto pezzo non è un problema. Sì, 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 vede, l'hai superato una volta sola. Maggi, this is the end. Il tuo massimo è stato sopra. Fai fare l'ultima prova, dai. Vai, su, disperato, vai. Vai, vai, vai come va, dai. L'ultima prova veloce, per favore. E bravo, Maggi, vai. Era quello che ho fatto prima. Vai, dai. L'ultima prova, la prova della verità. Sì, 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 sì. Oh, guarda, l'ha preso, eh. Oh! Oddio, oh, vai, vai, no! Maggi, no,
continua! Perché non sei continuato? Niente, mo ho imparato sta tattica, la userà per qualsiasi cosa. Ha imparato a darti, a darsi lo slancetto. Basta, e sei arrivato ai barilotti. Scendi giù. Sei arrivato ai barilotti. Chi lo fa? Esci, fai quit. Fa quit perché bisogna ripartire all'inizio. Quit. Ok. Boh, ti accorgerai di quanto sti cavi ti hanno fastidio. Lo faccio prima io perché sono sicuro che lì poi mi supera, quindi almeno... Sicuro? Guarda, è meglio se lo faccio io prima, così vedi le cose. Sai dove mi devi superare. Va bene. E io mi sto giocando il secondo posto con Maggi. Ma non è vero, ma non è detto. Vai, continua. No, new game. Sì, new game. Oh, sei finito dentro al barile, hai visto? Ma dove sono? Sei dentro al barile. Sono dentro al barile. Quindi fino a che ora? Ma in realtà la pazienza non è quello il problema. Il problema è capire la meccanica del gioco. Quindi è 13, no, è 18. È 18. O va, accorgete di quanto il fastidio sta nei cavi che ti bloccano la cosa e nella sensibilità del tappetino. Perché a volte tu pensi di aver fatto il giro grosso, ma non ci va. Vedi? Il problema è quello. Sub in più. Devi capire la meccanica. No, il tappetino che te frega. Però vedi, Francesco già ci sta a provare, capito? In qualche modo. Ma andava avanti a raffoni, non è? Vedi, sì! Vai, cazzuto! Vedi? Guarda, Francesco è il più forte di tutti, guardalo. No. Questo mi sono incastrato. Guardalo, fortissimo, guardalo. Vaggi, tu ci hai messo 5 minuti per fare sto pezzo. Guarda. Ma perché la meccanica? Io cerco è di capire la meccanica. È fortissimo. No, perché io ci andavo di calma, capito? Provavo a capire la meccanica. Vedi che produce. Questo è lo stesso. Vabbè, quello è un giretto corto. Vedi che è un problema. Lo accettiamo. Sì, però lo vedi che è già più carico lui. Già ha fatto quello che hai fatto te in 10 minuti. Ma questo è quel problema. È il dopo, Sì, la pazienza è la virtù dei forti. La pazienza. No, non è giro. Chi è quella che aspetta, poi è morta? Pazienza è morta, no? No, tranquillo, è morto un culato. Alessio ha vinto per me. No, ma è... cioè, ripeto... Non per il popolo. Ci sta che io abbia fatto una figura barbina, ma il fatto è che devo capire come cazzo si faceva sta roba. Però, piano piano. Pazienza è morta di vecchiaia, esatto. Perché vedi, stai già, vedi che non è. Tu dai retta al Livio che ti dice danna a cazzo. Invece devi ragionare sulla meccanica. Vai, fai come immagini, Francesco. No, ma vedi, è questo. Cioè, allora mi manca il fare la seconda, il giro a destra. Il secondo giro. Esatto, a destra. Perché secondo me ti frega il tappetino. Il tappetino. Alessio vincitore morale, ma non credo. Oh. Esatto, slitta un pochino. Bravo, no, sei tornato su. Ok, perfetto, bravo. No. No, non è detto. E vedi, perché non sono, cioè non so se sono io, non sono abbastanza rapido a fare il giro con il mouse, oppure il mouse che non mi prende il giro. È il mouse, sì, perché è il problema di sensibilità col tappetino. Perché tu poi, che fai? Quando fai il giro, in realtà non, il comando non te lo prende, capito? È quello che te incula. Ma non è vero, abbiamo avuto lo stesso problema. Ma no, perché appena giocato ti sono strani i comandi. Che stai facendo? Vedi, tu fai l'errore mio. Vedi. No, adesso lo sta facendo apposta. No, ma cosa? Guarda, io me ne accorgo dal braccio. È probabilmente la prima volta che vedo Livio ti fare per Melia e non gufargli dietro. Bellissimo. Ci voleva getting over it. Sì. Perché devi dare quello. Il giro a destra quando più ampio. Anche se non ti viene naturale. Cioè, perché tu parti dal presupposto che il giro di destra lo fai ampio, quando in realtà invece lo fai corto. Lo devi fare più ampio perché devi proprio muoviti più il mouse, ma ti scontri coi cavi. No, non è una DV.
sto gioco del cazzo. Non ce l'ha consigliato nessuno. È solo una nostra. Era un mio. Io sto gioco ci volevo giocare da anni in realtà. Perché ho detto, ce devo giocare. Basta. Capito? Vacci di calma. Vacci di calma. È troppo veloce. Non da retta al video. No, non da retta a Maggi. Vai a cazzo duro. Fermo. Se... qua. Dai la. No, carica. Vabbè. Ciao, Pisa. Francesco se la sta a prendere giusta, dai. Oh, Trickster. Sì, è sicuramente fatto apposta. Poi. No! Mena gli Meli. Sembrate il diavoletto e l'angioletto sulle spalle di Meliador, sì. Dio mio, che gioco di merda. No! Questo gioco è bellissimo. Tizio in... Oh! Tizio in barile. Gioco impossibile, abbastanza. No, non è... Devi fare i conti con la sensibilità del mouse. Se capisci la sensibilità del mouse in relazione al tuo movimento di mano, ci sei. È quello il problema. Smettila di fare l'esperto. No, è un esperto. Problemi tecnici. Ma cosa devi fare l'esperto? Ma io lo so che tu sei un fenomeno a sti giochi, perché tu non pensi. Quindi questi giochi ti riescono benissimo. E allora il consiglio che gli dai è di pensare. Se no, cioè, no, non hai capito. No, nel senso, tu sei abituato a pensare a come risolvi un gioco, non puoi fare diversamente. Cioè, perché se tu non sei un tizio abituato a fare sta cosa. Sì, io sempre. No, un barile, se non sei abituato a. Non tutti hai capito. I giorni sto dentro un barile. Se non sei abituato a non pensare ai giochi, questo dico io. Ma che vuol dire? Ma perché se tu sei abituato a ragionare sulle cose, non è che improvvisamente smetti di ragionare su un gioco. Ho capito, ma un tizio su un barile con martello, ma che cosa vuoi ragionare? Sulla meccanica del gioco. Ma ho capito, ma che vuol dire? Ma come che vuol dire? Lo stai prendendo come un gioco intellettuale, questo. No, devi capire come funziona ma la meccanica. Ma un tizio in un barile con un martello. Ma c'ha una sua meccanica comunque. Ma certo. E allora che cazzo dici? Ma allora se devi stare mezz'ora, questa è una gara a tempo. Una gara a tempo vai dritto a cazzo duro. Non è ma non è, ma che vuol dire? Non è funziona così, cioè se tu sei uno abituato a ragionare sui giochi, ragioni sui giochi, non è che improvvisamente prendi e vai a cazzo perché il gioco va a cazzo, non sei, è come una corsa, il, ostacoli, ma non è il tuo modus operandi. Scusa un attimo, fai conto che dobbiamo fare una corsa a ostacoli, io e te, ok? Tu che cosa fai? Anche se non sai il percorso, non sai niente, appena l'arbitro fischia tu corri avanti. Non è che ti metti là a fare, devo studiarmi come gli ostacoli che ci sono. No, chi se ne frega. Oh, ti ha già superato. Oddio. Oddio, è fortissimo. Oddio, è fortissimo. Hai visto? Tu ci hai pensato? Ci hai pensato a fare sto pezzo? No, sei andato dritto. Sì, a culo. Ecco, non è a culo, intanto lui ti ha già superato. Pensa. No, vedi, il consiglio giusto era quello di Livio, come al solito. È sbagliato, questo è il tuo quinto errore. Ma non errore. È che è sbagliato. Cioè, fai cose a culo, buon per te. Ma non è a culo, è così, ti devi dare slancio. Non ce la fa. No, sta calando, no! No, ma lì serviva la tecnica. Quanto ti senti morto da 1 a 10? Ma perché devo riuscire a mettermi in una situazione diversa? Vabbè. Tipo senza Maggi vicino, ti capisco. No, dovevo mandare il martello più dentro. Però non ora so non bene posso come fare. né scendere né salire. Guarda che Francesco è arrivato a un punto bello alto, cioè potrebbe, ma sì poi il tutto dei forti. No, vedi perché fa questa cosa, cioè io lì non avevo fatto il giro, invece ha dato una botta alla casetta, una certa. Sì, ormai si scosta pure dalle rocce, quanto è forte. Oh no. Oh no! Perché? No! Maggi impara.
Hai perso contro Meliador a un gioco col mouse. Renditi conto di questa cosa. Questo gioca a cartine proprio perché non c'è Bono a giocare a sti giochi. stai zitto. No, sto vedendo. Merdina. E niente, e rieccoci qua. No, no, Maggi ha già perso. Ma tanto mo tocca a te, eh. Ma infatti non è detto che io vinca, eh. Meglio comunque è arrivato in alto. Maggi, non parli più. Non dai più i tuoi consigli. No, ci sto... Vorrei, no, stavo per dire che cioè, almeno io con la mia tecnica sono rimasto più costante in un punto. Ma che vuol dire? Vuol dire? Poi io salgo e sto fermo e dico, beh, sono stato. Ma non è che sono, non è vero. E poi in un punto. Punto quello del coso. Ma grazie, ci perdi mezz'ora per fare una cacata. Ma perché ci devi capire come arrivarci là in alto? Beh, non sembra. Vuoi un caffè? Pia il caffè, ecco, bravo. Oh, pia il caffè. Beviti il caffè. Ma che ho finito? Ma che sei matto? Ma chi l'ha finito sto gioco? Ah, perché c'è una fine? Sì, sì, c'è una fine. Ah, figo. Pensavo fosse infinito. Ma come ha ragione Maggi? Madonna, quanto cioè, che lui ci è arrivato lì, non sa manco lui come. Ma non è vero, c'è arrivato due volte sopra il coso, eh. Sono arrivato due volte sopra il due volte tubo. Segna come... sì, per forza. Alcuni finiscono sto gioco in 20 secondi non ironicamente, non è possibile. La gente che ci si è chiusa, 20 sì, minuti te lo accetto, 20 secondi non credo. Vabbè, dipende quanto è lunga la cosa. Il tragitto. Sì, perché Francesco ha copiato la tech e immagini, ma non è vero. No, guarda, proprio sto facendo tutto tranne quello che facciamo. Esatto. Cioè, diciamo che siamo tipo Nadal e Federer in questo momento. Dopo guardate lo speedrun. Il record tipo un minuto, il mio record è di 2 minuti e 16 secondi. Cioè, Madonna. Tu l'hai giocato e l'hai finito in 2 minuti e 16 secondi. Te ce l'hai chiuso. E come dice Maggi, per finire un tempo così bisogna pensare a ogni cosa? Beh no, in 2 minuti... Vabbè però... Beh lui l'ha finito, chissà quante volte ci ha provato prima, no, di finire in 2 minuti. È un momento in cui tu fai tutto in automatico ovviamente. Getting over it è il mio passatempo. Madonna, beh, ma beato te, bel passatempo che ma c'hai. Ma sei pazzo. Come fai ad avere il passatempo? Questo è tipo la morte. Il record è 58 secondi. Ah, vedi, all'inizio eri come me. C'era già. Beh, poi una volta che hai acquisito la meccanica, ok, ci sono d'accordo che vai più veloce. Beh, mi sembra ovvio. Ti sta a far male la mano un po'? Un po'. Oh! Oh! Cazzo, non prendo più. Oh! Oh! No! 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 Ma quanto manca? No! Cazzo! Quanto manca? Gli mancano 7 minuti. Come passa il tempo quando ci si diverte? Niente, siamo ancora qui. Tanto dopo tocca a te, Livio. Sì, cioè, far cagacazze fino a mo', eh. Sì, sì. Ma infatti non è detto che vinco, ripeto. Però sono abbastanza sicuro di arrivare sopra a te. Oh, io dico il fenomeno che gioca. Ma non sono un fenomeno! Sei te che sei scarso, che è diverso. Cioè, rispetto a te sono tutti fenomeni. Prendi tre tizi a caso, li metti lì e te fanno meglio di te. Ma io perché ci vado ragionando su sto gioco. Ragioni col tizio sul barile, vabbè. Sì, ti ha messo pure la musichetta per prenderti per il culo. Oh!
No, vedi. Devi far girare. Vuvu, questo. Secondo me lo batti a Maggi. Ma era il 13 o il 23? 18. Bene. Perfetto. Ricordo questo gioco quando ancora Zeb... me lo so perso. No, no, perché? Sì, è bello il video di Zeb su sto gioco, me lo ricordo. Che ha fatto? Fa cose a cazzo. Si è suicidato. Uno che l'ha fatto in 38 secondi. Vabbè, adesso sempre meno. Metropolitane, il record del mondo è 58, uno l'ha fatto in 38. L'ha appena visto. L'ha fatto mo. Oh, vedi, ormai la casetta per Francesco è solo, capito? Beh, appena gliel'hai detto. Passatempo. No, cazzo, l'hai detto, Livio. È perché poi a un certo punto. Io in 10, io in 1. Adesso voglio dire. Chi rilancia di meno? Io appena è startato il gioco l'avevo già finito. La sarabanda. Con una nota. Con una nota? Che vuol dire? Nel gioco lo indovino con una. Stasera a sarabanda ci sono le sigle in italiano, perché in onore di Arianna, qui con noi, lei le voleva tanto fare, quindi facciamo. E poi ci sono le ending degli anime. Penso di non conoscerne solo, nemmeno una. Ho messo solo un video solo Very Easy, però. Ah, okay. Quindi spero che qualcosa ce la ricordiamo. Cioè, se c'è una cosa che schippo, sono proprio le ending. Ce neanche le sento io le. Vabbè, però a Very Easy, anche se non la sai, dovresti magari provare a indovinare l'anime. Vabbè, dirò Fairy Tail. Dirò Fairy Tail finché non esce. Poi dico, che ne so, TF7 Deadly Sins finché non esce. E così una, due le prendo. Se non l'avete capito, ragazzi, lunedì è la giornata gaming Anime Night. A Marcord, sì, dirò pure quella. C'è la sigla di Getting Over. Se perdete oggi i punti per colpa mia, li potete rifare stasera. L'abbiamo fatta le opening, Dimitri. Ah, ragazzi, alle 18 esce il video nel mio canale, i livelli di combattimento di Dragon Ball Super Super Hero. Grande ritorno. Sigle italiane, eh? Sigle italiane stasera. AOD puntatone, mercoledì. Quando Germania su curavano basket, non a breve. Io F. Ho visto quello con un basket. Io no. Anche perché devo sbrigarmi a finire quel capolavoro che si chiama Inazuma Eleven. Sì, padre, sì. Esatto, se volete far vedere a Maggi queste cose, dovete creare un meme tipo Inazuma Eleven versus Holly Benji. Cioè dovete trovare una cosa di basket. No, ero ironico, Vigi. Era assolutamente ironico. Mi fa altamente cagare in Inazuma Eleven e non vale un'unghia di Holly e Benji. Un'unghia? Nemmeno, guarda. Ma di Holly o di Benji? Ah, vabbè, Axel è la brutta copia di Holly. Axel è un Mark Landers che non ci ha creduto abbastanza. A proposito di calcio, questa season esce Blue Lock, quindi sì, c'ho pure il trailer di Blue Lock. Sa che cose da seguire questa season. Bravo, Pigi, non è paragonabile. Ah, guarda quanti fanboy di Inazuma Eleven, dei tornati di fuochi. Ma Axel non c'entra nulla, ombroso tenebroso, come no? Quello misterioso che risolve le partite, come non c'entra nulla, che se ne va perché comunque lui ha la storia da difendere con la sua sorellina, perché... Ma vaffanculo, va. Axel è buono, da quando Mark Landers è cattivo. Ma che Mark Landers è un antagonista, non è cattivo Mark Landers, anzi, gioca per la famiglia, perché è una famiglia dei morti di fame. Non mi sembra tutto tranne che cattivo Mark Landers. Vabbè, sì, è vero pure che piaccarci la gente. Vabbè, perché è comunque uno tosto Mark Landers. Vabbè, capito, cioè, è tipo Chiellini. Beh, insomma. Cioè, tipo Pepe. Chiellini ti prende a calci quando non ha la palla per prenderla, lui ti prende a calci quando ha la palla. Ah.
Niente, la casina. Sì, ma come Lupi, come idea del personaggio, cioè il centravanti ombroso che risolve le partite, ma Mark Lenders è quello. Anche perché i protagonisti sono un trequartista in portiere, quindi fai un po' te. Infatti sì, sono calci educativi, sono d'accordo. Non credo, Dimitri. No, fai a Discord, se vuoi blastare Livio su Discord, su Fette, non ci ha capito un cazzo. Chi? Dimitri. Sì, Mark è l'antieroe, sì, ma non è un cattivo, cioè. Anche perché, cioè, almeno agli Benji non mettono dentro i dopati. Perché ci sei dopati? Cioè, si dopano? Come, bevono il nettare degli dei, fa un po' te. Ma davvero? Certo. Ma durante l'intervallo proprio, da fine e secondo tempo, ti fanno ma un cicchetto. Tipo Bugs Bunny o...? No, davvero, sono dopati veri. Sono dopati veri? Sì. Vabbè, ma ci sono gli antagonisti. Ma tipo, per te i Mostar sono dopati, tipo, cioè che viene considerato dopaggio? Beh, in realtà no. Ma come no? Rubi il talento di un'altra persona. Rubi il talento di una persona. Vabbè, no, ma non è doping, certo, non è droga, è doping. Minchia. Ma. Minchia. È peggio il doping. Ma arriva Mario. Anche gli alieni si dopano. Sì, in teoria pure gli alieni sono dopati, esatto. Pure Pollon. Ma no, Schneider no, perché parliamo soltanto della prima trilogia, dei primi 128, quindi la fine del torneo delle medie contro la Toho. Pure in Serie A si dopano, fino a prova contraria non dovrebbe, no. Dillo a Gio Pedro. No, perché ci ha dopato Gio Pedro? A Palomino. Gio Pedro non si dopava. No, non è mai stato dopato Gio Pedro. Sei sicuro? Beh, direi proprio di sì. Gio Pedro. Palomino l'hanno beccato. Ma davvero? Ma no, dillo all'Atalanta, mo perché hanno beccato uno dopato. Dillo all'Atalanta. Ma è una critica al doping. Sono tutti dopati i nemici dei Inazuma Eleven. Dimmi chi non è dopato. Cioè, tutti, praticamente poi gli alieni si scopre, no, che sono dopati. Volevo soltanto rimettere a posto il mouse. Gio Pedro è stato fermo per doping. Ma quanto positivo da due volte andiuretico. Incredibile, non l'ho mai saputo. Doping ridotto a 6 mesi a squalifica di Gio Pedro. Vedi, diciamo ragione. Ma quanto tempo fa? Cazzo. Boh, 2 anni fa. In nazionale non sono dopati. No, vabbè, in nazionale è ancora peggio. Fanno giocare a pallone uno che non ci ha mai giocato, convocato in nazionale. Invece quelli della Inazuma Eleven, no, al posto di quello che ci ha mai giocato a pallone. Però lui è bravo a pettinarsi, quindi è giusto che stia in nazionale. Francesco mai... ci ha avuto... No! Cosa? Era di tutto nero. Che tristezza. Francesco ci ha avuto un exploit a un certo punto... Vabbè, qua che sta provando a replicare, ma però ho perso lo slancio perché mi è diventato nero lo schermo. Ah, quello Riccardo pure è figo. Riccastor? No, dice mi riesci. No, Archer è il male assoluto. Io mi sono perso. Riscrivi, non mi sono perso il commento. No. Hai detto? Era un commento, Livio, non fraintendermi, non ho... Ah, c'è una live su Fate. Eh? Sì, godo. Oh, 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 oh. Cazzo, è difficilissimo cambiare senso all'improvviso. Calcola, sei praticamente dove sono arrivato io. Va bene, Shadow, poi lo vediamo. Mila, in Shiro, dai cuore della palla al volo. Shiro, e Mila. Devi andare piano. Poi devi andare piano, ascolta Magica. No, devi fermarti lì sopra. Che lui la conosce bene, sto pezzo. Io non fraintendermi, non voglio blastare nessuno, ma visto che avevate detto che facevate una live su Fate, mi ero hypato. Ma ne abbiamo parlato di Fate o no? Nei Versus non abbiamo mai parlato. No, penso vuoi fare un judgment su Fate? Mi dovrei dire proprio Griffin, ancora non l'ho visto. No vabbè, solo su Fate Zero e Stay Night. Eh sì, quale Stay Night? Quello che vuoi. E that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process. No! Sbagliato angolo.
No, che cosa hai fatto? Che cosa hai fatto? Sei fatto? No, ma non è che sono tre di Stay Night. C'è Stay Night. C'è. Ma manca un minuto. Non ci tornerò mai dove stavo prima. Neanche l'ultimo rush finale vuoi fare. Vabbè, vediamo più in alto di prima. Ma vediamo il fenomeno. Ma non sono un fenomeno. Vai, 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 fenomeno. Ragazzi, avete mai sentito proferire dalla mia bocca la parola sono un fenomeno? Quindi, cioè la frase sono un fenomeno. Fino a e 38. Ah, però devi uscire. Vabbè, raga, io mi ritengo no, sono troppi, sono troppi feitri, sono veramente troppi. Bevo un po' di Coca-Cola. Capito, cioè, no, ma solo io ne ho vista una e lì ne ho vista un'altra, cioè, quindi di che parliamo? Vabbè, ma più o meno. Ma non è più o meno. I protagonisti sono differenti. La caratterizzazione dei personaggi pure, che cazzo dici? Su zero se può parlare. No, ora gioca il fenomeno, vai. Ma ridai, non sono un fenomeno! Cyberpunk va visto. È una delle tante che stanno uscendo veramente un botto di cose sto periodo. Comunque è bellissimo l'ultima puntata di Andor. Cioè io mi sto gasando. Vabbè, non avevo dubbi su questa cosa. E dai. Oh. Va bene, Tony, grazie. No, troppo larga. Ma io ci voglio fare un judgment su Record of Ragnarok. Più là nel tempo. Ma chi te se incula? Ma perché? Beh, tu direi che fa cagare, io dirò che è fighissimo. Sei contento? Puoi finalmente dire che fa cagare. Si va di ondine, grandi ondine. No, ma me lo vedrò Obi-Wan. Bisogna aspettare che meglio Obi-Wan. No, mi ha detto meglio di Obi-Wan. Beh, ci vuole. Ha detto vabbè, cioè nel senso è molto diverso, Cioè Obi-Wan tratta Star Wars nel concetto di Jedi, di forza, spade laser, eccetera, eccetera. Questo è fantapolitica futuristica. Misto, diciamo, a infiltrazione, azione. Ho capito, raga, ma modo vedere, capitano, cioè... Vuoi già giudicare su quello, vuoi Bleach, non è 360, no, bene, 366 no, perché ci stanno i fill. Però, cioè, Bleach è lungo, raga. Sì, infatti per la seconda stagione, ma lì non sapete quello è il problema. Di che? La seconda stagione di Record of Ragnarok. Guardalo, si vede proprio che ci ha giocato tutto il giorno, sì. Sono tutti i trucchetti. Sta merda, ti giuro, non so come ho fatto. Si è guardato tutti i cosi di YouTube, la merda. Ah no, di video li avevo visti. I video li avevo visti, sì. I video di Zeb. No! Vedi, mi è sconcentrato. Oh. Sì, lo so che si è allenato stamattina, lo stronzetto. Ma l'ho detto che ci ho giocato in live. Qui ci hanno regalato un gioco di calcio. Sì, ci hanno regalato. Ci hanno regalato un gioco di calcio. Chi? Non mi ricordo come si chiama. Twitch. Omega Striker, mi pare. Anyway, when you start sexy hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over the tree. A lot of people never got no! Prod, sbagliato! No! Stai su! Bastardo! Oh, eccolo qua. Oggi di vedere il film di Inazuma Eleven? No. No. Ma proprio non... No! No! Mi bastano 128 episodi. Ma infatti l'idea era pure portare Omega Striker a giocare in 3 contro 3, noi 3. Soltanto che è cross-platform, dobbiamo portarci 3 computer per giocarci in 3. Perché io non ci ho mai giocato. Frustration is just essential to the act of climbing and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new monster. Sì, io l'ho giocato Dante. Lo aspetto. And it would usually turn out to be unreasonable. Record of Ragnarok.
Ma perché? Anche perché secondo me okay. Che devo fare? Ma sarà anche su Ollie e Benji, quindi mo me li passo pure Ollie e Benji, Mario. Perché secondo me la fine di One Piece è la fine del quarto, cioè la fine di quando si scopre di Loki. Come idea, questa però è una teoria mia. No, capita sull'anime. Di certo non mi metto a leggere manga di Natsume 11, il beso in culo. Lì ha vinto. Sta per uscire. Ma io calcolo che sono arrivato qua. Questa con le lucine. Non la so. Dietro la roccia. No, dentro, vedi che devi passare lì dentro. Esatto. OP. Questo pezzo è troppo difficile. Non ce l'ho fatta oggi. Tago invece è arrivato tutto sopra. Sì, Lord, carino, mi è piaciuto. Siamo di nuovo qui. Sì, il merda ci ha giocato, che devi fare? Oddio, mi sono incastrato. niente, è finita così. Guarda, io l'unico gioco in cui ci ho giocato per un periodo di tempo è stato, come si chiama? Fall Guys. Infatti pure Fall Guys. Sì, poi Dimitri lo leggo, grazie. Fall Guys, si potrebbe... Ecco, già Fall Guys mi sento un po' più confident perché conosco Forge. Ma poi Fall Guys ti metti a pensare 3 ore. Beh, calcola, a Fall Guys c'hai le teste di cazzo contro a Fall Guys. Le teste di cazzo contro, tipo, c'è tanti livi. Sì. È pieno di livi. No, ma gente che non... Allora, c'è un gioco, un minigioco di Fall Guys in cui praticamente ci sono queste piattaforme basculanti per le quali fanno questo se tutti si spostano da un lato. Sì, coglioni che non capiscono, ma che non devono... Cioè, sono una massa di idioti. Donna santa. Sì, Fall Guys non ci ho praticamente mai giocato, però ho visto un po' di live. Sto pezzo. No, Fall Guys è carino. No! Cioè. Beh, non ci giocano solo i bambini, gioca pure gente. Chi? A Fall Guys. Hai conosciuto... No! Hai conosciuto un vecchio che gioca a Fall Guys. Vabbè, ma sai gli streamer non sono ragazzini di 8 anni. Cioè, quando fanno come si chiamano, i campionati su Twitch di Fall Guys. Mica ci gioca il bambino di 8 anni. Vedi, guarda Vale, è una pro player. Dai che Vale c'ha 8 anni. Fiori, bacio, concentrazione. Ah no, penso l'anime, no, il manga mo leggo, capitato, lo dico. Ma anche perché Livio, cioè, tu non guarda a me. Tutto quello che tu pensi è che Livio non lo fa. Tu pensi... Perché? Allora è vero. Poi, allora, facciamo il Judgment Day sul manga di Record of Ragnarok, lo leggi? No. Ecco, lo vedi. Aveva ragione Maggi. Sulla prima stagione dell'anime va bene. Grazie, l'hai vista già? No, non l'ho vista. Ho visto 4-5 puntate. Ho visto. E Francesco, se fossi andato un pochino più avanti, sì, probabilmente... No, infatti, cioè, se finisce così, rosico, perché se perdo per un metro è una merda. Sì. No, Emir. Perché io qua non l'ho mai superato. Che fai a mandarmelo mezzo qua? Ma perché io ne ho visto uno, ma cioè, pensavo fosse stato no, read. Se stato un po' più alta. Se puoi me lo mandi, grazie. Trailer di Black Panther, grazie, lo metto stasera. No. Che fai? Te ne privi? Di che? Di un trailer. Vabbè, che tanto stasera sarà bando, metti quello che ti pare. È immonetizzabile. Anzi, sarà pure impubblicabile, probabilmente. Per pubblicare quella con Sergio, l'ho pubblicata l'altro ieri, da quando l'abbiamo fatta. E comunque parzialmente, cioè tipo, non la fa girare, cioè c'ha tipo 200 visualizzazioni perché nessuno si accorge che è uscito il video. Io odio sto pezzo. Dai, va bene, dai. Dai, una volta, non chiedo tanto, una volta. Vabbè, capita. Ok. No. Una volta. Stupida lampadina di merda. Ma tanto lì non sapete, Lord. Chi? Cosa? La prima stagione va bene se vuoi fare Judgment Day. Ti giuro me la vedo. Quante puntate so?
12? Stupido tizio nel barile di merda. Un barile di feci di cazzo. No. Ok, stasera lo metto, grazie. Viva. No! Anche perché per questo ci sarà proprio una live dedicata. No! 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 Com'è possibile questa cosa? È magnese. Livia ha barato, regala, ha magnetizzato il martello. Non vale. Cioè, qua, chiedo l'intervento della polizia di Twitch. No, ho sbagliato. Stai. No, stasera sarà banda. Stasera sarà banda, domani sera GDR, mercoledì sera House of Dragon alle 10:30, perché non ci sarà. Ma aspetta, vogliamo fare mezza. House of Dragon la sera? Sì. Portare il mercoledì sera? Sì, come non sempre. Non mi conviene. A me invece sì. No, perché lo facciamo, perché partiamo dopo. Non c'è una live, cioè devi di nuovo levare le live ai capitoli se vuoi cambiare qualcosa. Vabbè, nel senso, allora smettiamo di leggere i capitoli e basta, raga. Cioè, nel senso, eccolo! Oddio! Tirati su! Ce l'ha fatta, raga. Allora, aspetta, ora devo capire il mosso, lo devo tenere. Chiedi la Gianluca, Melt. È venerdì, Melt. No! Sei un idiota, ma spingi! Lo so, è che dovevo calibrare bene. Tiè, ormai imparato, ormai easy. Ormai imparato. Spingi con ste gambe. Oddio, checkpoint! Vabbè. Ah, quindi adesso riparti da qua? No, se casco. Oh! Guarda come sale. No! Mamma mia, che culo. No! Vedi, grandi ondate. Forse supero pure Tago. Vaffanculo, Tago di merda. Ma dove andiamo? Qua. Oddio. Che cazzo fai? Devi far giro. Ma così dici? Fino in fondo? Minchia, questo stisce. Beh, paradossalmente ci posso dire questa parte così dove stai fermo. Questa, diciamo, questo è il quindi vai di là. Poi sali sopra. Vedi che il merda va lento. Vabbè, qua è giusto. No, è quello che dico io, cioè, nel senso, a certi punti devi andare lento. Sì. Non in quelli dove andavi tu. Maybe this is what digital culture is. Ah, ma dite, andate là. Dove? Ma sei sicuro lì? No. Io, secondo me, di andate là. Carambola! Ci sono più strade, raga. No! Aspetta, muori tutti. No. Ma sicuro di voler andare dalla parte del sì, del sì, fragile. È fragile. Sono d'accordo, ok. In this context, it's tempting to friendly content. Oddio, mo? E mo devi aver fatta qui cosa? Non devi aver fatta. Che goccia, c'è tutto il gioco, c'è tutto. Quanto tempo ti riesci a giocare stamattina sto giochetto? Un'oretta. Io ho fatto tipo mezz'ora. Tutto il resto ho giocato Dago. Mm.
Non ti conviene salire da qua. Ma non va sto scivolo. Però me conosce poco le meccaniche del gioco. C'ho proprio paura. Oh, via, 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 fammi tornare su. Questo pezzo senza shortcut è difficilissimo. Che vuol dire? Che vuol dire? Ma cos'è shortcut? Non lo so. Il culone lì, no. Che vuol dire shortcut? È scorciatoia. Traduce, cioè che qua c'è dov'è? Una scorciatoia. Uff, sorry about that. La conosco sta casetta. È un percorso più breve. Dai, 5 minuti ancora, Livio, dai, ce la vuoi fare. Ma dove vado? Dai, no, 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 no. Vabbè, senti, abbiamo fatto 30. Dai! Madonna! Madonna! Sai! 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 No! 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 È diventato incontro. No! Questo è un stile psicologico. Quanto conta la mente nello sport? E gli fa vedere questa scena. No! Indietro di così proprio. Madonna! Madonna! Guarda come erodia la sua mazza, Livio. E dai! È invalicabile quella. Sali! Madonna! No, non qui! Dai, imbecille! Dai, sei solo un cretino con un martello e un barile! Sì, sì, vale. Beh, ma quindi la verità è che ci ha avuto solo culo. Ma che solo culo? Ma vaffanculo, va! Non riesci più a superare. Sono demoralizzato! Ma ci sono strio, conosce tutte. Ma ve ci drogate questi giochini? Come cazzo fai? Perché c'è una scorciatoia? Qua no, la sa precisamente. Praticamente invece di andare a destra, salti sul tetto prima del buco. Quello vicino. Salti sul tetto prima del buco, quello vicino alla grata. Ti dai una spinta dal terreno verso l'alto e cerchi di aggrapparti alla scala. Se ci riesci, cosa fattibile e ripetibilissima dopo un po' di tentativi. Ma quando ti salti tutta la parte, devi fare Livio prima sugli scatoloni. Quanto ti sei drogato su questo gioco per sapere questa cosa? Vabbè, se basta che lo scopri una volta. Qua non mi sono dato slancio. Giocatori mondiali di sto gioco. Mi sono dato slancio! Ma no, oramai tanto ha vinto, che gli frega. Vabbè, ma qui deve dimostrare anche di non averlo fatto a culo. Cioè, qua vabbè, non ma non l'ho fatto a culo. Ah, non riesce a superare la casetta. Vabbè, ma che c'entra? Mo sto andando per cercare di recuperare il tempo. Ho visto, infatti sono 5 minuti che sta immobile. Guarda, guarda, guarda. Perso confidenza col mezzo. Cioè, come la squadra forte che perde. Cosa vedi? Non c'ho lo slancio, mortacci. E dammi sto slancio. Oh. Oh. Piatto. Demoralizzato. Sono demoralizzato, ero arrivato in no, quel ma punto. Non è, no, anzi, com'è, non è che è meno. Cioè, Livio c'ha già tutta la mattina. Si vede. Ho giocato mezz'ora, però sì. Vabbè, mezz'ora, visto, dai, mezz'ora è più di quanto abbiamo giocato noi. 5 minuti. Però sì, eri arrivato a dove ero arrivato io praticamente. No, poi hai visto i video perché conoscevi tutti i modi di fare saltino, controsaltino, super saltino. Super saltino. Sapeva come saltare, dove saltare, quando saltare. Ma quando? Vaffanculo. Sei incastrato. Come ha fatto ad arrivare là sotto? Sei incastrato. Incredibile. Ok. Vabbè, ormai sto andando proprio... Ci siamo. Ma è questo punto qua, è il punto che non ci riesco. La viscula di una volta, mo. Sì, quello sì. Quello probabilmente oscurato.
Vediamo. Dai. Parte. Un minuto, Livio. Sì, Giovi. Allora, qui... Perché poi devo cambiare... Dai! Tocci tua! Tanto lavoro per nulla, sta sempre allo stesso punto. Ok, ok. Ma poi ma la pentola è piena d'acqua? Sì, è un'acqua infinita. Ok. Pensavo, perché all'inizio pensavo fosse il suo sudore. Poi invece ho capito che lui è indistruttibile, non suda. È acqua. Quanto devi fare, Livio, ancora? Un minuto. Vedi, non... Attenzione. In qualche modo rimane in equilibrio. Incredibile. Ah, sulla lanterna. Sì, vabbè. Ma no! No, come fa a fare la lanterna? Gli è passato attraverso! Io voglio la VAR qua! Guarda come tenta di distruggere questo... Oh, ce la fa, ce la fa. Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, Meliador. De che... Dall'altra parte. Tirati su, maledetto stronzo. Ok. Questa è la miglior posizione in cui potevo capitare, ragazzi. Vai. Bravo, Livio, è finito il tempo. Ma si va adesso, adesso si sboccia. Ma dove vai? Si sboccia adesso. Guarda che imbarazzo, tiè. Guarda che vergogna, ma come fai a rimanere lì? Ma dai. Vabbè finita, basta, ha vinto Livio, pagate le bette, grazie. Livio culone. Ma più che culone, si è allenato di più. Vabbè. Ma infatti questa settimana aveva il gioco in cui era skillato. Vedremo la prossima. La prossima sceglierà un gioco in cui lui si allenerà a casa. Ma sceglielo tu. Scegli Fall Guys. Non so manco i giochi ci stanno. No, c'è quello del calcio. Allora, quello del calcio dobbiamo... Ma si può fare un triangolare? Quale? Allora, no. Possiamo giocare tutti e tre in squadra insieme, che è divertente. No. Dai, è divertente, così ci insultiamo. No. Che in tre? Io voglio giocare contro. Ma non si può giocare. Ma noi siamo contro. Tre, facciamo siamo la squadra tre, facciamo, tre, squadra facciamo il triangolare. Eh? Facciamo il birra Veroni torna. Sì, ma perché? Ma giochiamo insieme, va più. No, bene. Scusa, tu ci hai giocato da solo a quel gioco contro Tago. No, con Tago. Ah no, contro me eravamo sei. Devi avere altra gente. Ma c'erano, non c'erano quelli della chat. Dai, giochiamo insieme, giochiamo pure le partite là. Intanto dobbiamo prendere tre computer, che secondo me li possiamo trovare. Cioè io ho il portatile, usiamo il portatile tuo. Vabbè, c'è il portatile di Livio. E giochiamo in tre. Vabbè, mo ti trovo un gioco in cui si può fare di calcio. Com'è che si chiama questa cosa? Steam? Io c'ho PES, se vuoi. Che PES? No, 2021. Ma chi se non cula PES? Deve essere un gioco in cui è scontro. Io non voglio amici, io voglio solo nemici. È una speedrun di cosa? Dovresti saper fare qualcosa per speedrunnare. No, però serve qualcosa dove, ad esempio... Vabbè, uno più uno su PES, una volta si può fare. Qualcuno può giocare col telefono. Ma perché? Ma ci abbiamo tre computer. Tu porti il tuo? Porto il mio. Se no se si fa... però in settimana no, perché se votava prima anche Arianna c'aveva il portatile. Dai, lo facciamo lunedì prossimo, porto il mio portatile. Dura un minuto lo speedrun, ma di che? Ok, dai, faccio... Dai, ah, di sto spiego. Ah, ok, sì. Mi pare... Cioè, vediamo un tizio che sta giocando davvero, dai. Aspetta. No, pensavo che volesse no, che tu dovevi fare una speedrun. Allora aspettate un secondo, però. Aspettate un secondo. Abbiamo fatto 5 sub mentre stavamo giocando, quindi 10. Fino a Getting Over in meno di un minuto. Record 0:36 è sotto, 0:36, guarda. Vabbè, io mi fido di aspettate, scusate. Ok. Vabbè, guarda, 36 secondi. 36 secondi. Ma dove? Su, ecco il meglio. 0036, Livio. Getting over it, speed running. Ma non dura, ma il video dura 2 minuti e mezzo. Vabbè, avanti. Ma che cos'è? Ma non è manco il nostro. Ma non è lo stesso. C'è un ciambellone dorato. Ehi, come state? Bene. Oggi giocheremo
a Getting Katsovit. Ho visto diversi gameplay. Battutone di questo gioco. E sinceramente, questo è un gioco che mi ha anche incuriosito. Ma perché loro ci hanno? Hanno shoppato per avere il barile d'oro. Tutti gli youtuber, insomma, che l'avevano portato sul suo canale, sul loro canale, insomma, lo facevano vedere un po' come se fosse la cosa più difficile della storia, insomma, un sacco rage, ma no, tutto quanto. Ma dai, secondo me, cioè, nel senso, è anche abbastanza facile, basta semplicemente orientare bene il mouse, appunto, bisogna usarlo bene, appunto, bisogna saperlo usare. Guarda, ad esempio, io sto andando adesso, in questo momento, sto andando incredibilmente veloce, guarda che veloce, guarda. Ma non l'ha fatto, guarda che veloce, cioè, allora, l'ha fatto è un record, ragazzi. Guarda un po' che velocità. Guarda, ok. Adesso sto salendo tutta quanta la montagna. Salendo. Appunto, bisogna semplicemente saper utilizzare bene il mouse. Ok, c'è stato un po' di lag, non importa. Guarda, e come fai a volare così? E ho finito il gioco. E no, la fine ti manca. Ho finito il gioco. Ok, no, ci stanno dei pezzi che non hanno assolutamente senso. Cioè. Qua fa un salto incredibile. Poi secondo me un po' l'ha velocizzato. Cioè il video l'ha velocizzato. Ma dai, fa dei salti che non hanno senso. A una certa. Dai, prende il coso. Vabbè, ma questo ci sta. Cioè, un tizio che speedrunna sul serio. Cioè, lui, secondo me non è lui. Perché secondo me lui sta facendo il video. Come fa? Video gag. In cui ti fa vedere che lo fa, poi alla fine blocca. Ma scusa, alla fine. Comunque non ero andato così lontano. Quanto mancava? Ammazza, c'è tutta quanto un'altra. Aspetta, zona. No, no, sì, tipo a metà. Eh sì, a metà. Forse un po' meno. Questo l'ho fatto. Questo. Madonna. Qua, io sì, qua. Vedi, lui fa una cosa strana. Ma lì fa un super salto. Come fa? Comunque questo qua è veramente, cioè, penso che è un gioco che comunque, da sviluppare è facilissimo. Comunque. Se l'hai portato giù. C'è scritto TAS è fatta con dei tool. È fatta con dei tool, ok. Cioè? Sta barando. È un video troll. No, che sia un video troll sono d'accordo, però non so se è lui che fa vedere la sua oppure se... Ma è lo stesso di prima. Ma sì, hai rimesso lo stesso video. È un bot che gioca. Sì, però vedi, no, è sempre lo stesso. Bisogna vedere, ecco, se c'ha il coso. No, vedi, c'hanno tutti. Se c'hanno il barile dorato, non mi fido. Ma pure questo. Ma è sempre lo stesso video, ma tutti quanti. No, no, è diverso, è diverso. Sì, è vero, è diverso. Questo è umano. Bah. No, no, vabbè, no, però si muoveva da umano. Si muoveva da umano all'inizio. Sì, sì. Vedi. Sì, no, è un umano questo. Ah, vedi, lui fa così. Ma sto salto... Ha fatto un'altra cosa questo. Sì. Cioè, per sviluppare sto gioco, secondo me, veramente lo sviluppi poi in un mese, manco. Da solo. Beh, c'è un'idea geniale. Questa è facile la casetta dei gradini, Vabbè, comunque questa è gente che non vive, Pensa che casca mo'. Quanto ride. Questa è difficile. Ma come si fa a fare sto salto così lungo? Devi prendere, diciamo, la... Comunque, vedi, è tutto ondone, vedi, Maggi? Ondone, non è che di... Sì, vabbè, ma non ondone a caso, perché lui sa esattamente quello che dove deve fare colpire, dove. Cioè, lui sa fare sti mega salti. Ma no, questo sta nello spazio. Bella la faccia sua, comunque. Vabbè, dai. Bello. Top 5 time. Dobbiamo fare le cose di venerdì. Quindi io ho top 5 draghi in opere fantasy. Top 5 draghi in opere fantasy. Smaug. Bravo. Il drago invisibile. Ma io l'avevo già finito.
Ammazza con che rapidità. Sì, perché me l'ho sbrigato l'altra volta. Allora, vabbè, vabbè, allora vai, falla. Top 5 anime per iniziare a guardare anime. Al numero 1, ovviamente si parte dalle basi. Qual è la cosa che viene sempre detta? Nel senso, nel momento esatto in cui io non sono un appassionato di anime, vorrei appassionarmi al mondo di anime, da che cosa posso cominciare? Comincio dai quelli che semenano. Un po' too much, magari non ti piacciono le botte. Cominciamo da una cosa cervellotica tipo Steins Gate, i viaggi a te. Cervellotica troppo, pure quella. La base di partenza per chiunque, ovviamente Dante, voglia cominciare a guardare anime è sempre e sarà sempre, fino a prova contraria, Death Note. Anche se però io a una persona direi guardati la prima parte e poi la seconda parte ti farà cagare perché è fatta male, perché tranciano il volume 8, è normale che fa cagare, non è quello che in realtà viene rappresentato nel manga, ma questo è un altro discorso che tutti quanti conoscete, nel senso che Mello è figo, perché Mello non è il Mello dell'anime, l'anime è un coglione. Succedono cose nel manga che l'anime... L'abbiamo ripetuto mille volte. Ci sono persone nuove, non lo sanno, è giusto che lo sappiano. Poi dici a me che ripetevo sempre la stessa cosa. Al numero 4 ci metto un altro di quelli che... A me appassionato, qui si torna alle botte. Botte semplici, se sei appassionato di botte, soprattutto se sei un ragazzo, belle botte, trama non eccessivamente complicata, tant'è che punta per l'appunto soltanto a quella che è la parte visiva, grafica, dove ci hanno investito tanto, che è Demon Slayer, sono belle coreografie, belle botte, anche dal punto di vista di comparto tecnico hanno aggiunto tanto, perché il film è diventato canonico per quanto riguarda il treno, per quanto riguarda la serializzazione dell'anime. Cioè, hanno preso il film, l'hanno spacchettato in 7 parti, hanno aggiunto un episodio iniziale ed è diventato l'anime stesso. Quindi il film non è più un film, ma è diventato proprio una serializzazione in termini di anime. E io lo consiglio per chi vuole cominciare a... Bella merda Demon Slayer, dipende. Ma perché bella merda? Iniziamo bene. Senso, secondo me invece se sei un appassionato di botte, Demon Slayer ti appassiona anche per quella che è la parte più empatica, schermo, di sensazionalista. L'anime è fatto meglio del manga. L'anime secondo me è molto figo, si parla di anime. Bello, mi piace che è merda Demon Slayer, bellissimo Demon Slayer. Vabbè, ma perché so gusti, ci sta. Esatto. Al numero 3 ci metto, l'avete chiesto, anche secondo me, per esempio, My Hero Academia, che è un po' più introspettivo, non complicatissimo, parlo di anime, e quindi quando dico anime prendo in considerazione nella mia mente il fatto che l'anime è arrivato a un punto che non è quello del manga, che secondo me storce un po' la parte del manga. Straps sono merda. E quindi, per quanto riguarda soltanto il comparto tecnico, anche qui se sei un appassionato di botte, diciamo che su Demon Slayer ogni serie c'ha uno scontro fighissimo, secondo me. Demon Slayer, dai, su, cioè, ma proprio l'anime, pure le respirazioni, cioè, sono fatte molto molto bene. Comunque io My Hero Academia ve lo diciamo, consiglio soprattutto se siete ragazzi molto giovani, perché c'è una forte empatizzazione con quelli che sono i personaggi protagonisti. Cioè, non a caso sono stati messi ragazzi liceali. Nel senso che è proprio per empatizzare. Ma già i top 5 anime? Da iniziare a guardare. Ah, ok. Vai, poi? Al numero 2 ci metto ovviamente Fullmetal Alchemist Brotherhood, perché quello va assolutamente visto. Molto molto bello, finale molto molto particolare, tutto concettuale, con The Fruit. Però a me è piaciuto un sacco e credo che sia uno dei must da recuperare, soprattutto se bella merda My Hero Academia, vabbè, ci sta. E secondo me merita essere recuperato anche questo. E perché la storia... Uno non mette Giorgio. No, Giorgio assolutamente no, mi fa cagare Giorgio, mi dispiace. Ti fa cagare addirittura? Non fa per me, non fa per me Giorgio. Non ha una trama. No, la trama, cioè, dai, nelle ultime ce l'ha. Cioè, in realtà ce l'ha sempre, però... Più nelle ultime. Se mi devo vedere 20 episodi inutili di gente che va dal Pakistan all'India. Vabbè, ma perché Kong, non ti piace. No, ma io invece, cioè io, cioè, secondo me, Giorgio ce l'ha. Giorgio ce l'ha una trama, è soltanto che perde troppo tempo. Cioè, veramente, perde troppo tempo in cose che non riesce a rendere abbastanza interessanti, almeno. Non è lui.
Vabbè, il numero uno ovviamente l'anime che tutti quanti stanno aspettando e si concluda, che hanno ritardato per fare bene gli ultimi 9 capitoli. AOT. Ovviamente si tratta di Attack on Titan. Ci sta, ci sta. Tu che c'hai? Top 5 draghi. Vabbè, fai la tua che tanto fa cagare. Allora, faccio due menzioni d'onore. Quanti draghi hai visto? Prima menzione d'onore. E vedi i draghi. Io vedo i draghi, sì. Un sacco di draghi ci stanno in realtà. No, invece Attack on Titan per iniziare, se c'hai degli amici adulti, secondo me Attack on Titan, secondo me per iniziare va bene per un semplice motivo. Funziona, ho visto un sacco di gente che non segue anime seguire Attack on Titan. Esatto, perché Attack on Titan ha la bellezza che può essere cominciato da chiunque a prescindere dall'età. Se sei un ottantenne, Attack on Titan, secondo me ti può piacere tanto quanto un quindicenne, perché tratta tematiche molto particolari. Cioè, per esempio, una persona molto grande potrebbe rifarsi a quello che è stato il periodo che lui ha vissuto post-guerra. Nel senso, quindi ci sono molte sfaccettature che possono essere colte, molte chiavi di lettura, a prescindere da lei. Quella è la bellezza di Attack on Titan. Ovviamente quello che ci legge una persona molto grande non è quello che ci legge un ragazzo giovane, ma parte della sua grandezza è proprio questo, che riesce a prendere una fetta di pubblico incredibilmente vasta. Allora, faccio due menzioni d'onore di draghi dell'infanzia. Draghi dell'infanzia. E che sono il drago bianco occhi blu e Norberto, raga. Norberto, che secondo me non ha avuto il giusto riadattamento. Sì. Il giusto riadattamento poi nel film è stato. Manco me lo ricordo. No, ma perché nel film appare pochissimo. Cioè, giusto per il nome, perché è proprio un nome da Hagrid, Norberto, me lo ricordo. Sì, Norberta, va bene, Norberta. Ah, Norberto. Sì, Norberto. Mamma mia, che ignorante, veramente. Comunque sia, si può chiamare Norberto pure se è femmina. Cioè, nel senso, questa teoria che. E comunque, partiamo dal sesto posto. Sesto posto per Valerion, il terrore nero. Sì, sesto posto per Valerion. E poi sei posti. Valerion, il terrore nero. Molto figo, molto figo. Rappresentazione di quello che dovrebbe essere un drago in un'opera fantasy. E ovviamente non abbiamo visto abbastanza per metterlo in alto. Però i draghi in Game of Thrones sono molto fighi. Adesso ne cominceremo a vedere tanti, quindi poi magari ce ne saranno alcuni che ci piaceranno anche di più. Però vabbè, se storia l'anno della viverna poi. Al quinto posto ci ho messo Sdentato. Sdentato, secondo me, è un drago molto figo, fuori dai canoni classici, che però funziona. Bellissimo Sdentato. È veramente una bellissima scoperta, secondo me. Sono stati molto bravi, perché non era facile, era facile sbagliare nel momento in cui tu reinventi i draghi. E più in alto, vabbè, ho capito. Cioè. Ce n'è uno... Al quarto posto metto Sharon. Beh, Sharon anche è un drago molto figo e c'ha tutta una sua sacralità dietro. Poi ovviamente viene sputtanata andando avanti, però quando sei piccolo e vedi il drago Sharon dici minchia che figo il drago Sharon. Tra l'altro è anche il mezzo grazie al quale ho capito qual è l'idea di drago cinese. Cioè, perché noi siamo abituati al drago, diciamo, occidentale. E sai quanta gente si è fatta il tatuaggio del drago Sharon? Vabbè, sì. No, a Polunga non mi piace, molto meglio il drago Sharon. Cioè, esteticamente sono è molto più figo. Sì, vabbè, ma Polunga sembra Maggi che è un drago, capito? Cioè, nel senso... Vabbè, perché lo doveva fare diverso. Ho capito, però a me piace più il drago Sharon. Al terzo posto ci ho messo il mio amico di Livio, ovvero Smaug. Smaug fighissimo, devo dire la rappresentazione molto bella nello Hobbit. E, sì, ma basta questo Star Wars. Grazie, la voce è incredibile. Sono assolutamente sì. Bella. Chiunque si sa, bel Goat. Esatto. E, vabbè, bellissimo Smaug, veramente bellissimo. È un po' un peccato che poi venga, diciamo, fatto fuori nei titoli di Cumberbatch mostro, ma fa una cosa assolutamente inutile in tutta quanta la sua recitazione.
sulla sala citazione di Cumberbatch. Vabbè, perché è inutile, lui si è riuscito a entrare più in una parte così. Sì, ma poi la cosa è tutta in CGI. Sì, ma comunque sia, nella sua recitazione il fingersi un drago lo aiuta. No, sì, per lui sì, ma ha fatto tutta una cosa che poi in realtà all'atto pratico non è stata realizzata, è quello che dicevo. Al secondo posto, un nemico che abbiamo affrontato e contro cui abbiamo perso purtroppo, ma abbiamo venduto cara la pelle, soprattutto Livio, che è proprio morto. Sto parlando di Tiamat, il drago a 5 teste di D&D, è una sorta di divinità. Abbiamo fatto una campagna in cui alla fine riescono a evocare Tiamat in teoria, cioè potevamo impedirlo, non l'abbiamo impedito purtroppo, siamo riusciti a impedirlo, è uscito fuori Tiamat e no, ci ha fatto nella mano rossa del destino. Sì. Ma io non sono morto. Sì. Sono morto prima col Lich. Sei morto prima, non contro il drago. Beh, contro il drago non è morto nessuno, siamo scappati. No, è morto Claudio. No, Claudio è morto contro il sacerdote. Sì. E contro il drago siamo scappati perché non potevamo, avevamo finito tutto. Quindi non sono morto contro il drago. E al primo posto però, quello che secondo me è il drago più figo di tutti, con una caratterizzazione, una storia fighissima, cazzudissimo, ed è Nicol Bolas. Non so quanti di voi lo conoscono, però è un drago di Magic ed è fighissimo Nicol Bolas, ragazzi. Fighissimo. Con un nome veramente importante. Allora, top 5 attori comici. No, vabbè, non dirò questa frase. Allora, c'ho due menzioni d'onore. C'è una frase che vorrei tanto dire, ma la classifica parla da sola. Va bene. Allora, ho messo solo comici italiani, ok? Allora, due menzioni d'onore: Lil Greg e De Sica. In realtà è molto bravo De Sica, solo che fa fin de merda. Il figlio, ovviamente. Vabbè, comunque, al quinto posto, Verdone. Verdone ci sta, Verdone top attore comico. Che è quella faccia? Ultimamente ha piato un sacco di sì, cantonate. Vabbè, però io parlo del prime, del momento prime. Vabbè, poi pazzine, al quarto posto uno che in realtà dovrebbe essere più basso, ma a me piace tantissimo, che è Fabio De Luigi. Fabio De Luigi a me mi fa un botto ride, è proprio simpatico, è proprio una persona che vorrei come amica. Al terzo posto, la colonna, una delle colonne portanti della comicità italiana. Chi è? E per te non lo so, Livio, perché abbiamo, cioè io sì, avrei messo persone diverse già. Dai, quindi. Chi è? Sarebbe? Totò. Okay. La scucchia, no? Vabbè. Uguale proprio, è uguale a te. Al secondo posto, Proietti. Secondo posto, Proietti, e dite di no, e siete delle merde. Al primo posto hai messo Aldo Giovanni. Al primo posto, i migliori comici. Esatto. Sì. Beh, ovviamente, che scherzi. Perché non lo conosco abbastanza, non mi sono mai informato. Molto male. Comunque, Aldo, Giovanni e Giacomo per me sono i comici più importanti della storia. Della storia? Mia. Ok. Della storia mia, della mia vita. Sì, vabbè, fantastico. Cioè, io ancora adesso parlo a citazioni di Aldo, Giovanni e Giacomo. Non hai messo Paolo Villaggio. Vabbè, secondo me. Vabbè, secondo Paolo Villaggio in realtà è il migliore. Non me lo sono manco scordato, Paolo Villaggio. Non l'ho proprio messo. A me non piace. Fantozzi. A me Fantozzi non mi fa ridere. Guzzanti. No, manca a me Fantozzi mi fa ridere. Però Guzzanti. Ma Guzzanti, dai, Guzzanti attore. Attore che ha fatto Guzzanti i film? Cioè, ha fatto Boris, ha fatto coso, sì, okay. Fascisti su Marte. Sì, però capito, cioè... Ma lui era forte quando faceva l'ottavo nano. Ma lui è fortissimo. Vabbè, allora aspetta però, nel senso, secondo me, se tu conti soltanto i film, anche Aldo, Giovanni e Giacomo scendono tantissimo in classifica. Secondo me le cose più divertenti di Aldo, Giovanni e Giacomo... I primi 5 film sono bellissimi. Mamma mia. E verranno rivalutati dopo la loro morte, sicuro proprio. Dai, Tre uomini e una gamba, Chiedimi se sono felice, La leggenda di Al, Johnny e Jack. Tu la conosci, Claudia, già un po'... La conosci, Claudia, molto male, secondo me. Secondo me non è un bel film, però è meno degli altri.
Però vabbè. Che brutti film di Aldo Giovanni e Giacomo. Vabbè, non capite. Vabbè, cazzo. Ma no, non è no, mo, senza esagerare, però all'inizio sono stati belli. Se li dobbiamo guardare solo come attori, ancora di più, cioè Troisi proprio 10 spanni sopra gli altri. Ma io, non lo conosco io abbastanza. Io un Judgment Day contro Checco Zalone lo faccio quando. Ah, sì, io ah, lo io me non lo no, sopporto. Per carità, va bene, ragazzi, ci vediamo stasera alle 10:30 per Sarabanda, preparate Sarabanda. I vostri soldini che si betta stasera. C'è Arianna che è incazzatissima, ci saranno due bette perché ho portato due video. A stasera. A stasera, dai. Bye, bye. Bella. A stasera. Ma non sei incapace manco a inquadrare. Dove sta? Dove sta? Guarda, non lo guarda, so, cerca, c'ho tutta di roba delle cose. Guarda. Guarda che fallimento. Madonna, proprio una persona lì. Che fallisce. Madonna santa, Livio. Sei devastante. Imbarazzo. Tristezza. Oh dai, allenate ancora un altro Borgiovino.